Buonasera a tutti e benvenuti. Da domani mattina le porte del museo saranno aperte a tutti e sarà possibile visitare la mostra dedicata a Jacques-Henri Lartigue, L'invenzione della felicità, fotografie. Naturalmente avremmo voluto accogliervi come facciamo di solito per l'inaugurazione questa sera, ma naturalmente le regole imposte dall'emergenza sanitaria non lo consentono. E quindi ci fa piacere accogliervi così, virtualmente, con una passeggiata in mostra. Anche quest'anno il museo dedica la propria estate alla fotografia. È già il quarto anno che questo avviene. Il museo apre le sue porte alla città. Il chiostro si apre ed è possibile visitare la mostra anche in orario serale, sorseggiando un aperitivo nel chiostro e poi dedicandosi alla visione di queste opere magnifiche. E la scelta quest'anno di questa mostra non è casuale, non solo perché Lartigue è un fotografo straordinario, riscoperto molto tardi, quando ormai aveva quasi 70 anni, come vedremo, ma anche perché le sue fotografie portano davvero una grande leggerezza, una grande gioia. Lartigue diceva proprio che era molto importante godersi e vedere la bellezza del momento presente, guardare l'istante presente e trovare la bellezza in ogni momento. Ecco, io credo che questo, in un momento come quello che stiamo vivendo, dopo un anno così difficile, sia particolarmente significativo e sia proprio un bel messaggio per tutti noi. Ora noi visiteremo la mostra, non sarò io ad accompagnarvi, ma con me c'è la persona che meglio più di tutti può raccontarci la vita e le opere di Jacques-Henri Lartigue. Abbiamo con noi Denis Curti, curatore di questa mostra che è stata organizzata in collaborazione con Casa Treoci e con la donazione Jacques-Henri Lartigue. Ora io, Dennis, ti do il benvenuto e ti chiedo di accompagnarci in questo percorso che, come vedremo, ha una doppia lettura. Da una parte, sulle pareti bianche della mostra, vedremo l'ordine cronologico, vedremo proprio l'evoluzione di questo fotografo meraviglioso. E sulle pareti colorate, invece, troveremo dei focus di approfondimento, dove affronteremo di volta in volta dei temi di approfondimento, appunto, legati comunque alla sequenza cronologica delle immagini che si possono vedere. Grazie di questa occasione, grazie a Nadia Righi, la direttrice del museo, perché organizzare delle mostre itineranti, come diceva la direttrice, questa mostra nasce alla Casa dei Treoci, che è uno spazio completamente diverso perché si sviluppa su tre volumi in altezza. E qui la mostra si sviluppa su un unico piano, come potrete vedere, ed è diventata un'altra mostra. È incredibile come le sequenze, disegnare le sequenze di una mostra cambiano completamente. Questa mostra noi l'abbiamo promossa proprio durante il periodo della pandemia, quindi con un po' di rammarico, lo dico, anche un po' di invidia. Di fatto considero la vera prima ufficiale di Lartigue questa mostra milanese. Io insomma, sono venuto a vedere tutte le mostre che sono state organizzate qui al Diocesano e ho detto: porca miseria, io devo fare una mostra. Ecco, finalmente, e sono molto contento. E soprattutto sono molto contento che sia l'Artigue, perché come diceva la direttrice, insomma, in questo momento c'è bisogno anche di parlare di positività e di felicità. E io credo che l'Artigue davvero sia il fotografo più giusto per sviluppare questo racconto. E se vi fa piacere seguirci in questo corridoio, vi racconteremo un po', diciamo, i punti salienti. Io comincerei proprio a far vedere, anche se dall'altra parte, è il finale, la firma di Lartigue, perché questo fotografo aveva tra tantissime caratteristiche, una di queste era quella di fare degli album. Credo che ognuno di noi abbia almeno un album di famiglia. Beh, lui ne aveva 120, un numero veramente incredibile, più i diari e più appunti e disegni. E questa era la sua firma.
Jacques Henri Lartigue e con il sole. E questo sole è l'idea della felicità, è l'idea della luce che lui ha sempre avuto. Pensate che questo fotografo era soprannominato l'enfant prodigio, il bambino fotografo, perché insomma ricevette una macchina fotografica in regalo dal papà, un ricco banchiere, quindi nasce in una famiglia agiata, circondato dal lusso e dal benessere, e si appassiona subito alla fotografia. E i visitatori potranno vedere proprio in queste immagini come davvero questo giovane fotografo, un enfant prodigio, perché aveva una consapevolezza nei confronti della fotografia pazzesca. Guardate le inquadrature dei suoi giocattoli, appunto dal basso perché piccolo verso l'alto, qui che chiede a una collaboratrice domestica di lanciare una palla in alto, perché già da bambino aveva subito questo fascino della fotografia del movimento congelato. Qui chiede a un'altra collaboratrice domestica di fare questo salto sulla scala. Non si sa come è andata a finire poi la vicenda, se questa signora è atterrata in salute oppure no. E addirittura qui, siamo nel 1905, abbiamo addirittura una doppia esposizione dove il giovane Lartigue si immagina un ectoplasma, e quindi perché le macchine fotografiche allora non avevano un rullo, erano come dire a scatto singolo, no? E quindi qui fa una doppia esposizione e ci fa capire che per lui la fotografia è un'arte scenica, è il desiderio e la volontà di raccontare una cosa molto precisa. In questo caso lui voleva creare degli album di famiglia, e questi album di famiglia erano veramente molto divertenti. Credo che anche la direttrice, insomma, quando è venuta a visitare la mostra a Venezia, in quei piccoli frammenti in cui siamo stati aperti, credo che insomma sia rimasta colpita dalla capacità di narrazione poetica del nostro fotografo. Sì, e anche dal fatto che si vede subito da queste prime battute della mostra che la Belle Époque sembra essere un po' il centro dell'interesse di questo artista che ha vissuto la Belle Époque, e che però viene riscoperto solo molto più tardi. Infatti qui il primo focus è dedicato a una mostra che Lartigue tenne al MoMA, ma nel 1963, quindi quando era ormai molto anziano e quando viene riscoperto proprio come fotografo della Belle Époque. Quindi possiamo dire anche che questa mostra è proprio la storia di una riscoperta, forse, Dennis? Assolutamente, la storia di una riscoperta. Abbiamo visto l'Lartigue bambino, quindi agli esordi, e subito dopo nel percorso espositivo i visitatori potranno vedere quello che diceva la direttrice, cioè il racconto della Belle Époque. Considerate che in quel periodo non era così sviluppata la fotografia, e quindi anche le testimonianze della Belle Époque sono veramente rare, sono poche. E io leggevo che oggi ogni 2 minuti vengono realizzate un numero totale di immagini che è superiore a tutto l'Ottocento. Cioè, quindi ogni 2 minuti, quindi no? Allora l'idea di riscoprire, come diceva la direttrice, l'idea della Belle Époque è molto interessante, e questi visitatori lo potranno vedere. E la Belle Époque per Lartigue sono le donne eleganti, le passeggiate nei giardini, le gare sportive, le cene, le case, le spiagge. Insomma, una vita veramente meravigliosa, quella di Lartigue. Non è mai andato a scuola, non ne aveva bisogno, perché insomma, se doveva sapere di arte invitavano Pablo Picasso, se dovevano sapere di storia invitavano qualche personaggio così. Insomma, una vita veramente molto curiosa. Lui fotografa per tutta la vita, fino a realizzare più di 120 diari, perché poi i primi erano stampati a contatto, perché queste lastre venivano poi realizzate a contatto, non avevano ancora inventato gli ingranditori, e lui le ritagliava queste fotografie e poi le incollava su questi album e scriveva degli appunti, scriveva di sé.
Questa invenzione della felicità di cui hai parlato tu è un'invenzione che ha a che fare un po' con l'idea dell'ossessione, così consapevole del sentimento della felicità e così consapevole del fatto che la condizione della felicità è una condizione breve per definizione, lui la vuole conservare, se la vuole ricordare, non vuole vederla fuggire via e quindi la fotografa di continuo e la mette sui suoi album. Fino a quando, con un amico, e qua siamo in quello che ci diceva la nostra direttrice al MoMA di New York, il suo amico Rado, un direttore dell'agenzia RAFO, l'agenzia degli umanisti francesi di Doisneau, di Rony, di Bouba, di Ziz, fa vedere fortunosamente quasi, e quasi anche un po' casualmente, le fotografie all'allora direttore del Dipartimento di Fotografia, che si chiama John Zarkowski, che quando vede queste foto impazzisce e dice: ma questo è un genio. E quindi l'Artigue, alla bella età di 69 anni, si ritrova a fare la sua prima mostra, e dove la fa? Al MoMA di New York. Quindi da lì esplode un successo incredibile. Ma c'è un secondo fatto, lo accendo e basta e poi andiamo avanti, è che Life decide di pubblicare il portfolio delle sue fotografie in occasione della mostra al MoMA. E anche qua la coincidenza è drammatica, ma molto fortunata per l'Artigue, perché il suo portfolio viene pubblicato con lo speciale dedicato alla morte di John Fitzgerald Kennedy, che è il numero che fa il più alto numero di copie di Life, e quindi il mondo intero compra Life e il mondo intero conoscerà il nostro mitico l'Artigue, che fa delle fotografie, come dire, anche diciamo in questa mostra, che sono questo omaggio incredibile alla Belle Époque, che i nostri visitatori potranno vedere in questo percorso di qui cronologico e di qui con un focus molto preciso. Ma come potete vedere, le foto di L'Artigue sono, come dire, apparentemente di una semplicità incredibile, come in questo caso abbiamo Zizou, che è suo cugino, nel vento dell'elica, no? E chi guarderà questa foto, come dire, sarà invitato anche a fotografarsi e a giocare con lui, perché sembra qui Zizou voler resistere all'elica, al vento creato dall'elica, no? Però questa foto poi, come dire, assume un equilibrio e uno squilibrio incredibili, e ci attira per l'eleganza, ci attira per l'ironia, per la capacità di uno sviluppo dinamico di quasi tutte, direi, le fotografie di L'Artigue. E c'è una vicenda che mi interessa molto raccontare, perché quando lui fa la mostra al MoMA di New York, incontra un altro gigante della fotografia che si chiama Richard Avedon, che è il re della fotografia di moda, ma forse il re della fotografia in assoluto, e che i visitatori potranno vedere fotografato dall'Artigue qua. E Avedon ha un rapporto con la fotografia, anche lui, come dire, un po' speciale, perché nella sua autobiografia Avedon racconta di un fatto che a me ha molto colpito, e cioè che quando suo papà tutti gli anni voleva fare le foto di famiglia, ecco da dove nasce l'interesse di Avedon verso gli album di famiglia di L'Artigue. Perché Avedon stesso ne è scosso in qualche modo, perché lui racconta che suo papà aspettava che i vicini ricchi della casa dove sta, della via dove stavano loro, andassero via per le vacanze, e lui noleggiava un'auto, noleggiava un cane, schierava tutta la famiglia davanti a una casa che non era la loro e si faceva la foto di famiglia. E Richard Avedon racconta di aver contato nel suo album di famiglia 10 case, 10 auto e 10 cani che non gli sono mai appartenuti. E quindi questo significa che uno dice: ma che cos'è l'album di famiglia, no? Dovrebbe corrispondere alla verità.
Non è così. La fotografia non è la verità, la fotografia è finzione messa in scena e lo è anche per l'Artigue. Questi visitatori scopriranno che cosa significa l'album di famiglia per l'Artigue. Ferdinando Schall diceva una cosa che mi ha sempre commosso e diceva: ma l'obiettivo più alto che può raggiungere una fotografia non è quella di finire sulla prima pagina di un quotidiano, ma è quella di poter stare con equilibrio dentro un album di famiglia. L'Artigue, insomma, ci è riuscito per 120 album e non è un caso che Ferdinando Scianna è stato un grande amico di l'Artigue e ci auguriamo, guardo la direttrice del museo, perché vogliamo invitarlo e sarà una sorpresa per tutti voi ascoltare le parole di Ferdinando Scianna dedicate all'Artigue. E appunto la mostra, lascerei la parola alla direttrice, perché Avedon ha avuto un ruolo fondamentale per la riscoperta, come ci stavi dicendo poco fa, di l'Artigue. E quindi in questa sezione abbiamo questo titolo, Diary of a Century. Che cos'è questo titolo in inglese? Come mai? Certo, la mostra al MoMA, ma poi subito dopo, arriviamo al 1970, succede un altro fatto assolutamente importantissimo per la riscoperta di l'Artigue. Succede, questo è un fatto, diciamo, importantissimo, ma anche ricco di contraddizioni. Non ci piaceva raccontarlo in modo semplice. E Avedon si appassiona così tanto all'Artigue che decide di passare tantissimo tempo con lui, studia tutti i suoi diari, guarda tutte le sue fotografie. Diciamo che fa anche delle forzature, ecco, questo va detto, perché sostanzialmente siamo negli anni 70, come diceva la direttrice, e siamo nel pieno di una cultura, diciamo, della liberalizzazione dei costumi, e dei costumi sessuali e comportamentali, e nessuno sapeva che cos'era la Belle Époque, era rimasta un po' un segreto da un punto di vista visivo. Ed ecco che Avedon decide, per esempio, di recuperare questa fotografia, che io adoro, che è di Bibi, Bibi è il nome confidenziale di Madeleine, durante un viaggio di nozze, mentre sta facendo la pipì. Ed è evidente che questa fotografia era fatta, come dire, come gioco tra lei e lui, ma che non doveva finire in un album di famiglia. Ma io mi chiedo, ma chi di voi ha un album di famiglia dove si vede qualcuno che sta facendo pipì? Non credo, no? È una provocazione. Quindi questa fotografia Avedon la prende e la colloca dentro gli album di l'Artigue, dove lui non l'aveva messa, gliel'aveva mostrata. Perché? Perché vuole dimostrare che anche nella Belle Époque era già iniziato questo corso nei confronti di un'idea di liberalizzazione dei costumi, no? Ma non era così. Avedon, e l'Artigue subiva questo fascino, diciamola tutta, arrivò addirittura a chiedere all'Artigue di riscrivere alcuni appunti per calcare la mano su degli aspetti che interessavano molto a Avedon, che lo voleva proporre come un fotografo diarista, punto e basta. Mentre invece questa mostra, e diciamolo, che presenta 55 inediti, cioè di foto che non erano mai uscite, perché lui a un certo punto dona tutto il suo archivio al governo francese e quindi il governo francese lo conserva e lo valorizza attraverso mostre e libri, e io sono riuscito a convincerli a farmene dare 55 che non si erano mai viste. E questa mostra ha l'obiettivo di farci vedere come Avedon ha una seconda vita. Dopo la mostra del MoMA di New York, l'Artigue diventa un mito assoluto e viene chiamato da chiunque e diventa finalmente un fotografo professionista. Quindi questa vicenda del Diary of a Century è molto affascinante, perché ci fa vedere come due fotografi, no, guardano alle immagini da due punti di vista completamente diversi. Però il racconto sulla Belle Époque è veramente estremamente
strepitoso, qui appunto le donne, le vacanze, le Biarritz, è veramente un album di famiglia che ognuno di noi credo vorrebbe avere. Qui inizia una seconda parte dove appunto invece l'artista è già diventato un fotografo professionista e quindi pubblica le fotografie. Dall'altra parte svegliamo un segreto che è quello della grande passione di L'Artigue, che la fotografia, come dire, l'ha sempre considerata fino alla mostra del MoMA di New York come una passione, la mia passione, i miei album di famiglia, ma lui era un pittore, si considerava un pittore assolutamente mediocre e i suoi quadri non hanno mai avuto nessun successo. Un bravo scenografo qualche volta. Ha ragione la direttrice, perché era uno scenografo bravissimo e lui si divertiva molto ad allestire le sale delle feste, era la sua grande passione. È curioso, e mi rivolgo alla direttrice soprattutto, perché in questo scambio che abbiamo avuto dice: ma come, ma questo è il fotografo che ha attraversato la Belle Époque e che è arrivato nel Novecento, in questa mostra non c'è traccia della guerra, eppure quante guerre, due, no, insomma, ha attraversato tutto il Novecento, quindi le due guerre mondiali le ha vissute in prima persona. Allora, a costo di farvelo risultare antipatico, ma non ci riuscirò perché vi innamorerete tutti di L'Artigue, arriva a dire, rifugiato fuori Parigi durante la guerra, la seconda guerra mondiale, che non può non notare che i bombardamenti sulla città creano un ritmo musicale. Cioè, veramente un personaggio fuori da ogni schema. Aggiungo che abbiamo scelto con la direttrice alcune fotografie, mi pare una ventina, dove, e chiedo di poterlo mostrare, c'è un QR code dove i visitatori, semplicemente puntando la fotocamera del telefonino, accederanno a Spotify e potranno ascoltare la descrizione della mostra, quindi una sorta di audioguida fatta però in totale libertà e nel totale rispetto delle normative sanitarie che ci impediscono appunto di usare delle cuffie ed altro. Stavo guardando l'ora proprio perché volevamo mantenere un tempismo che è il vostro. Qui appunto siamo nei grandi reportage. Tra l'altro devo dire che lui ha sposato tre donne, tutte bellissime. Non insieme, in sequenza. In sequenza. L'ultima, che poi è stata la storia forse più importante della sua vita, prima René, poi Bibi, René e poi Florette. Florette italiana, di Piozzo, nelle Langhe, in Piemonte. E lui amava trascorrere le vacanze estive a Piozzo, paesino grande, insomma, 300 abitanti, dove c'era questa casa molto bella in campagna e dove lui arrivava lì con una Diane, due cavalli, con le Bermuda. Se lo ricordano ancora tutti, perché io sono andato a Piozzo a fare delle ricerche e passava il tempo appunto a dipingere, a fotografare, tant'è che anche Piozzo vorrebbe fare un'installazione permanente con le foto che L'Artigue ha fatto a Florette e alla stessa Piozzo, quindi aveva un rapporto molto bello, lo dico perché qui si vede Torino e si vede molto l'Italia, aveva un rapporto davvero molto intenso. Qui abbiamo l'ingrandimento di Zizou, no? Qua proprio giocavano in casa il cugino, no? Che si prestava a fare da modello, e qui abbiamo appunto un'immagine che vi fa capire qual era la confidenza che lui aveva con certi personaggi. Questo è Picasso, che tipicamente a torso nudo si fumava una sigaretta, ma di fianco c'è Picasso a casa sua che si fa fare l'agopuntura, questo giusto per far capire. Quindi sempre questo modo di guardare con leggerezza la quotidianità in fondo, perché guardando queste foto il sorriso
viene davvero immediato, spontaneo. Assolutamente. È un sorriso che non si perde, secondo me, anche guardando quelle che sono, diciamo, i risultati delle sue fotografie. Questa qua siamo nel 1961. E guarda, questa qua è del 42, quindi queste qua sono le mani di Florette, quindi recupera questa memoria e la riprende lì. Ma sono fotografie, ripeto, fatte con niente, cioè non c'è bisogno di troppe scenografie e di troppe cose. La fotografia è un'arte scenica, devi sapere qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere e poi lo costruisci. Per cui anche questa immediatezza che sembra ogni volta così quasi casuale, spesso non lo è nelle sue immagini, come nelle prime che ci hai mostrato anche adesso, si capisce che c'è proprio una costruzione. Non lo è, e io ho avuto modo di vedere i suoi diari e lui disegnava esattamente le fotografie che voleva fare, le rimetteva in scena e disegnava addirittura il punto di vista della macchina fotografica, proprio faceva al treppiedi la macchina fotografica sopra, l'inquadratura che voleva, e c'è una foto bellissima di una persona che si tuffa da un trampolino dentro una piscina, e lì c'è un disegno esattamente uguale. Quindi aveva un rapporto mentale, si può dire, con la fotografia davvero progettuale, cioè lui sapeva esattamente quello che voleva ottenere. E qui abbiamo appunto gli ultimi decenni, la moda. Questa è la famosa fotografia di Avedon a cui mi riferivo prima, e naturalmente lui lo fotografa come sa fare lui. I visitatori potranno notare appunto che ci sono delle immagini a scatto singolo, ancora con l'otturatore orizzontale, e quindi il movimento avviene in un certo modo, le deformazioni anche in un certo modo, e poi a un certo punto lui cambia macchina o comincia a usare le macchine a rullo, no? Qui Avedon ha in mano una Rolleiflex che è appunto quadrata e usa praticamente la stessa macchina. E qui c'è tutte le sue esperienze di moda, anche con attrici e modelle veramente importanti. Questi qui sono alcuni reportage. Questa immagine è molto curiosa, che è l'immagine che avete scelto per comunicare anche la mostra, ma è del 1979, quindi un'immagine tutto sommato recente, fatta molto, però è incredibile come lui, insomma, questa cosa qua gli è rimasta dentro, no? E quindi riesce a realizzare delle immagini come questa, che sono visionarie, oserei dire, ma viene riconosciuto dalle istituzioni. Questo è Giscard d'Estaing ed è la foto ufficiale del presidente. Anche qua, per la prima volta, si vede un presidente che sorride. E non si era, sono sempre tutti, no, serissimi, con dietro, vabbè, certo, la bandiera, però qua è un lembo di bandiera. Si capisce che è la bandiera francese dai colori. Ma anche l'inquadratura, guardate, è sbilenca, lui è tutto sposto. Era veramente capace di riscrivere le regole della fotografia. Io credo che l'Artigue sia stato l'autore che più di chiunque altro abbia contribuito a riscrivere il vocabolario della fotografia, allargando i confini della fotografia. Questo mi sembra davvero importante. C'è una stanza qua di fianco dove abbiamo delle teche, dove mostriamo alcune pubblicazioni originali. Abbiamo dei facsimili degli album, per farvi capire appunto come lui tagliava e reincollava su questi album le sue fotografie. E poi, per completare il percorso, c'è anche una sala video che naturalmente adesso non mostriamo, ma che da domani mattina sarà naturalmente aperta, dove sia facciamo vedere alcune delle pagine degli album in questo video prodotto proprio da Casa Treoci, e proiettiamo invece un documentario degli anni Ottanta, Bonjour Monsieur l'Artigue, in cui lui stesso ci racconta la sua visione della fotografia.
La cosa curiosa è che appunto lui a quel punto, quando diventa famoso, diciamo, dopo la mostra del MoMA, fa tutto, ma nel senso che non lui si rifiuta di sentirsi un fotografo di moda, di paesaggio, di ritratto. Per lui i generi non esistono, la fotografia è la capacità di guardare il mondo. E fa anche il fotografo di cinema, il fotografo di set. Viene chiamato su moltissimi film, mentre stanno girando per fare, ma lavora con registi importantissimi, tra questi Fellini. Ma per dirvi com'era lui, davvero un grande seduttore, non solo lavora con Fellini, diventa amico di Fellini e Fellini gli chiede anche di fare la comparsa in un film, e lui mi pare che faccia lo spazzacamino, danzatore, ballerino in Ginger Fred. Questo non lo sa nessuno, ma per dire, era veramente un personaggio, incredibile. E qui lo vediamo, insieme ad amici, fotografi e galleristi, perché a un certo punto lui comincia a girare, tantissimo, per i festival. E qua questa, come dire, è la parete un po' che chiude la mostra. Ve l'abbiamo mostrata naturalmente di corsa, perché vi vogliamo qui in presenza. Questo signore che recita per lui è Giampaolo Barbieri, diciamo uno dei re della fotografia di moda, italiana, che fa un tuffo spericolato, per l'artiglio. Questo è Willy Ronis, un gigante della fotografia francese, anche lui dell'agenzia Rafaux, insieme a Douaneau, appunto, Isis, Buba, eccetera. Questo che viene immortalato mentre mangia una pizza, qualcosa, è Helmut Newton, no? E qua ancora c'è Giampaolo Barbieri che ancora una volta fa un salto meraviglioso per lui, e qui c'è il mitico Ansel Adams, il fotografo, che ha fondato il gruppo F64, un mito per tutti i fotografi. Perché negli anni 70 poi lui viene invitato ad Arles, diventa un punto di riferimento imprescindibile per i giovani fotografi e a quel punto sarà davvero un modello, credo, no? Riconosciuto dai fotografi, fotografa i fotografi e tutti lo chiamano anche per conferenze nelle università americane. Certo, ma perché la cosa che di fatto, ecco, questo io lo voglio riconoscere sia a Davidon in termini teorici che all'Artigli in termini pratici, perché di fatto lui riesce a sdoganare la fotografia privata, no? E quella appunto degli album di famiglia, che fino ad allora viveva negli album di famiglia e che nessuno guardava con un interesse artistico e culturale. Se pensate poi, come dire, ai grandi, no? Non so, penso a Nan Goldin, penso a Cindy Sherman, penso ai grandissimi che a un certo punto hanno smesso di guardare alla fotografia come attività di genere, moda, ritratto, paesaggio. No, è tutto, ma soprattutto hanno smesso di guardare ai grandi. Io fotografo quando c'è qualcosa da fotografare. Ma chi l'ha detto? Ma perché? Perché deve essere così? Questa mitizzazione del reporter, no? Tant'è che, come dire, anche con Cartier-Bresson c'era un rapporto, come dire, ambiguo, no? Con i fotografi della Magnum. Ecco, la fotografia in questo caso qua smette di guardare i grandi eventi, guarda nell'intimità, di ciascuno, ma è gigantesca ugualmente, perché è veramente la narrazione, diventa la narrazione di un sentimento. E questo è, come dire, è soprattutto merito di Avedon, che insiste molto in quella direzione. Ripeto, anche con qualche contraddizione, ma le contraddizioni è bello scoprirle, è bello indagarle e sapere che comunque Avedon ha lavorato sulle fotografie dell'Artigue con degli obiettivi molto precisi, quindi li aveva dichiarati e noi li accettiamo. Oggi siamo in grado di rileggerli e di riguardare questa mostra o come occasione per avere, un'ora, di leggerezza e di armonia, oppure di approfondirla cercando di capire perché questa fotografia emerge in modo così forte. E quindi finiamo proprio riguardandoci la firma e soprattutto il sole.
che l'Artigue poneva in fondo alla sua firma, ricordandoci proprio quello che mi diceva. Ciò che mi interessa è l'istante presente. Bisogna trovare ogni giorno il modo di essere felici. Io credo che questo sia proprio l'augurio più bello che possiamo farci, quindi io ringrazio naturalmente Dennis Curti, curatore di questa mostra, direttore di Casa Treoci, che ci ha accompagnato in questa splendida passeggiata in mostra, e non vediamo l'ora di accogliervi qui nelle nostre sale e nel nostro chiostro. Da domani mattina siamo aperti e vi aspettiamo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Dennis. Grazie a voi dell'occasione. Io vorrei che tu dicessi che ci sarà un programma intenso di incontri. Sì, come tutte le estati nel chiostro avremo diverse occasioni. Sicuramente sorseggiando un aperitivo, prima o dopo, avremo occasione di chiacchierare con degli esperti e con molti ospiti, sia di arte che di fotografia. Quindi a presto sul nostro sito chiostrisanteustorgio.it troverete tutti gli appuntamenti e il calendario che pubblicheremo man mano. Grazie a tutti, buona serata e vi aspettiamo. Grazie, a presto, arrivederci.